Io conosco come si fa anche il giornalismo a perdere, io lo conosco bene, lo conosco bene e nella settimana ho avvertito una sensazione di giornalismo in attesa della perdita, ma non che voi siete capo, avete voglia di... Voi vorreste scrivere la regina in Serie A, ma io ne sono come... Se no che facevate qua, che siete da fare? Insomma, vi ci hanno mandato o siete venuti per dire no? No, siete qua perché avete una testata da far rispettare, da far leggere e io sono convinto che molti possono scrivere per grosse testate. Sapete cosa avrei voluto io invece? Che alla luce di due vittorie e di due sconfitte importanti, che non l'aveva fatta nessuno, ma ne faremo altre, avrei voluto pubblico. Accorriamo al campo quello che non so, cioè sono trascorso. Oh, qua c'è la salvezza di una società che non è né di voti, né di Gagliardi né vostra, è del pubblico. Non avete fatto un appello al pubblico per dire che domani è la partita del centenario, io la vedo. Ma sapete perché? La vedo come partita del centenario. Ci giochiamo le mutande. Non c'è stato un appello al pubblico a venire famiglia. Io volevo comprare centinaia di biglietti. E a qualcuno l'ho comprata e non stava a me, ma non lo dico per fare un scienziato, perché mi è venuto spontaneo. Anzi, quando costano 2-3 euro, ma ti compra 50 euro i biglietti. Così ho fatto, giuro. Domani ci dovrebbero essere 16.000 spettatori, perché io a Cosenza sono andato e ho pianto al ritorno a Pandini, e tutti che le fotografie, 16.000 spettatori che si stanno ingraziando una C2, raga, ma stiamo fischiando. C'è una C2 da tenere cara, 16.000 spettatori di Bandiera, mi hanno bombardato, mi hanno mandato gli SMS, mi hanno chiamato di recitare. E questo lo devo dire, io sono fatto così, quando parte mi parte la capo, mi parte quaglio. Sono arrivato qua, potevo fare l'ira di Dio ieri, e invece, lei un giornale, una partita, poi dobbiamo vincere, che davo vincere. Questo è l'aiuto che avrei voluto in un momento. E no, mi dà ancora un contrasto. Ma si regina in mina sta settimana. A questa settimana dovevano venire almeno 10.000 spettatori a casa. E che abbiamo bisogno? Domani è la partita decisiva, raga. Se domani io non dovesse succedere insieme a me, ciucca, me ne devo andare, ma non perché non vado bene. Perché siamo i migliori in questo momento per la regina, non ce ne sono scienziati, perché stiamo lavorando in profondità dove si era persa la profondità, stiamo lavorando nello stomaco della gente, stiamo lavorando nel cuore dei giocatori. E erano persi perché ognuno si faceva i quello voleva il contratto perché doveva dire alla gente che era stato richiamato da un signor presidente, quell'altro è arrivato ed è morto perché gioca contro quella, è la verità questa. E i giornalisti accorpati qua e di là a fare formazione, ma formazione, questa è la situazione, dovevi assolutamente, domani io volevo che avesse fatto una qualche cosa di, anche se la società non me lo suggeriva, invece io vedo Strasser che deve giocare, di Michele. E ma stiamo scherzando? Oh! E questo vuol dire essere perdente. Io non sono con voi per questo motivo, signor curo pubblico, perché me lo devo incentivare. Non mi siete stati capaci di aiutare con il pubblico in questa settimana. Non avete portato nemmeno 1.000 persone in più. E domani è la partita decisiva. E io voglio la gente che avvenga un campo. Questa è la verità. Questo è Gagliardi, quello che aveva dentro oggi, avete capito? Toccate il gnocco. Poi lunedì sarei andato alla sua televisione, sei andato lì, anche se i voti mi avesse vietato di andare. Perché i miei voti che mi vietano non me ne frega nemmeno niente. Avete capito o no? Perché se lo fa è perché in questo momento se vieta a Gagliardi qualche cosa che tende a portare bene, vuol dire che è frastornato per lui. Beh, non so che non mi vieterebbe di andare dopo una vittoria domani. Scusate.